Oggi su Animalpedia ti parliamo dei 7 suoni che i gatti odiano di più. Vediamoli! Sirene e rumori del traffico. Mentre gli esseri umani possono percepire solo frequenze fino a 20 Hz, i gatti possono captare frequenze fino a 85 Hz, quasi a 20 km di distanza. Ora, puoi immaginare quanto sia fastidioso per il gatto sentire clacson delle auto e sirene di ambulanza o di una pattuglia della polizia? Senza dubbio, questi sono alcuni dei suoni che spaventano i gatti e possono farli nascondere per ridurre il loro disagio. Tuono. Questo fenomeno meteorologico è solitamente accompagnato da intense raffiche di vento, piogge nei centri urbani, clacson più frequenti del solito, senza contare che in molti temporali forti è necessario attivare le forze di sicurezza e sanitarie, motivo per cui si sentono anche molte sirene. Il risultato è una combinazione di suoni che i gatti odiano. Quindi la cosa che ti aspetti di più è che il tuo gattino non stia molto bene quando ci sono tuoni e temporali. Ti consigliamo di chiudere porte e finestre per isolare la tua casa dai rumori esterni ed ascoltare musica soft per farlo rilassare. Scopri altri modi per rilassare il tuo gatto nel video che ti lasciamo sulla scheda. Pirotecnica. Purtroppo in molti paesi è ancora comune associare questa pratica a momenti e date di festa. A poco molte città stanno promuovendo spettacoli più rispettosi per gli animali, con persone che rientrano nello spettro autistico o che hanno altre condizioni che generano una grande sensibilità uditiva. Puoi sfruttare i consigli della sezione precedente. Puoi anche preparare un rifugio speciale, come una scatola di cartone con una coperta, i suoi giocattoli preferiti e dei dolcetti preferiti. Ancora meglio se puoi restare a fargli compagnia in casa. Suoni di altri gatti. La convivenza tra gatti può essere molto conflittuale, soprattutto quando si tratta di individui dello stesso sesso. Queste difficoltà sono direttamente legate all'istinto riproduttivo e alla territorialità. Anche se il tuo gattino vive da solo in casa, quando percepisce la presenza di partner sessuali disponibili al compimento nel suo ambiente, così come di rivali dello stesso sesso, il suo comportamento cambierà. Se il tuo gatto percepisce questi stimoli e non è libero di uscire, i suoni degli altri gatti possono diventare per lui una fonte di stress. L'unico modo veramente efficace per evitare che ciò accada è castrare il tuo gatto. Urla. Anche se possiamo parlare più forte per diversi motivi, e non solo quando siamo arrabbiati, i gatti spesso interpretano questo tipo di emissione come un segnale negativo. Inoltre, anche se urliamo solo con lo scopo di comunicare con qualcuno che è lontano, il rumore che ne deriva può spaventare il gatto. Quindi una delle buone pratiche per migliorare il legame con il proprio gatto e prevenire i sintomi dello stress è quella di utilizzare sempre un tono di voce dolce e una postura neutra. Rumori strani. Anche se un rumore non è particolarmente forte, il fatto che non sia familiare al tuo gatto o che si manifesti all'improvviso può renderlo fonte di stress. In generale i gatti odiano tutto ciò che interrompe la loro routine. Si tratta di un meccanismo naturale di autoconservazione, poiché aggrappandosi a una routine, i felini evitano di esporsi a situazioni sfavorevoli e a qualsiasi tipo di pericolo. La cosa migliore che puoi fare per mitigare il disagio del tuo gatto è socializzarlo fin dalla giovane età per incoraggiare un comportamento più stabile di fronte a una varietà di stimoli, individui e ambienti. Elettrodomestici. Gli apparecchi che utilizziamo nella nostra vita quotidiana, come frullatori, aspirapolvere, asciugacapelli e persino la televisione o un dispositivo elettrico ad alto volume, emettono alte frequenze che disturbano la pace nell'ambiente del gattino. In questo caso una buona idea è quella di individuare le zone di riposo e alimentazione del gattino, lontano dagli ambienti in cui si utilizzano questi dispositivi particolarmente rumorosi. È inoltre altamente consigliabile abituare il gatto fin da cucciolo, sempre in modo progressivo, alle risorse che fanno parte del suo ambiente. Se vuoi continuare a conoscere il comportamento dei gatti, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Dicci quali altri suoni odia il tuo gatto. Alla prossima volta, esperti!